Adesso facciamo un'altra bella rivoluzione che molti di voi conoscono attraverso il nome che si chiama la lipidomica. Grazie a questo test report noi siamo oggi in grado anche di valutare questo aspetto insieme a tutti gli altri e unire i puntini, come diceva Steve Jobs, no? Uniamo i puntini, perché poi l'ambiente, quello che mangi, chi sei, da dove vieni, due fiorini, no? È veramente una bella sfida confrontarsi con veramente poi alla fine chi ci capisce, perché e ci divertiamo un sacco quando ci telefoniamo, perché poi ma il quantum delle cose è importante. Dico, parliamo anche di prevenzione. Allora parliamo di come può essere utile per salvaguardare le nostre membrane cellulari S-Drive. Grazie quindi di essere qui al dottor Pietro Pace, che è la sua passione, quindi in assoluto. Grazie Pietro. Allora, mi sentite? Sì? Non sono arrabbiato se siamo un po' in ritardo. Grazie. Giorgio, perché sai, secondo me essere qua a provare a parlare a questi amici non è una cosa che si fa molto così piacevole come può sembrare, perché è un impegno, perché sennò si rischia di dire fesserie che poi non ci servono. Vuoi che vada di là? Eccomi. Allora, adesso siamo costretti a scendere molto terra a terra, perché abbiamo sentito concetti altissimi, molto belli, e io invece vorrei provare a scambiare con voi delle opinioni su quello che dobbiamo fare ogni giorno. Perché poi c'è il terribile quotidiano, come diceva un papa, che è quello che poi ti mette di fronte al tuo paziente che è entrato da te e tu devi dargli delle risposte. Guardate che S-Drive non è vero quello che vi dicono, non è una roba semplice. Non c'è più Marcus. Non è per niente una roba semplice, è una cosa complicata. Se voi volete avere di fronte a voi un paziente a cui fate l'S-Drive, il test, e gli date qualche risposta, ci impiegate minimo un'ora. Se siete, io ci impiego anche di più perché sono più ignorante, sono sicuro, ma ci impiegate almeno un'ora. E poi non è detto che riusciate a dire qualcosa di sensato, anche perché vedete che è così grande il campo che prendete in considerazione che uno o esce da voi che sa tutto e quindi è a posto per tutta la vita, oppure esce più confuso di prima e non ha capito niente. Anche la storia dei 3 mesi, che bisogna fare l'esame di 3 mesi. Che discorsi sono? Fa 3 mesi se vuole. Se voi siete stati bravi a dargli delle nozioni, può venire dopo 6 mesi, dopo 4 mesi, dopo un anno. Stiamo attenti, perché dobbiamo anche presentarci come quelli non che vogliono fare le cose perché vanno fatte, ma perché hanno un senso. Certo Giorgio, tu stamattina mi hai detto una roba, che la realtà è il buio con dei flash, Allora mi viene in mente una citazione di Ernesto Bufalino, che diceva che la vita è uno sprazzo di luce, che la morte repentinamente, come una cerniera lampo, richiude. Insomma, la realtà poi è i bei concetti sono poi la realtà un po' più cruda. Adesso devo dire una cosa a Giorgio. Giorgio ci ha martellato in questo. Lui bisognerebbe creare una linea diretta di Giorgio con il Ministero dell'Ambiente, penso, o giù di lì, perché lui ci ha fatto diventare pazzi a informarci di ogni possibile inquinante, inquinamento, perturbazione che può creare problemi nella nostra vita. Però poi bisogna fare qualcosa. E in questo S-Drive è molto intelligente, perché se voi andate a vedere di ogni pagina, lui vi dirà
come mettervi in ripiego, ma non vi dice di mettere le bombe sotto i tralicci della luce o di andare a vivere sull'Himalaya, ammesso là si stia meglio, ma vi dice al limite cosa mangiare. Quindi non è stupido essere drive. Questo per dirvi quanto sia importante poi il discorso del riuscire a dare delle risposte ai nostri pazienti quando e nel momento stesso in cui è lì davanti a noi, non aspettare chissà che cosa. Allora, qui secondo me in questa diapositiva qua è espressa l'epigenetica. Siete d'accordo? Non sei d'accordo? Beh, ma sai, vuol dire che a questo punto l'ambiente esterno influenza le nostre vite. Al di là del DNA, sì, ma guarda che da me non siamo molto distanti, non pensare che siamo su una strada diversa, siamo circa qua. Allora, abbiamo già fatti questi, speriamo, sì, prova, un po' prima, dai, tipo prima di lì. beh, circa. Allora senti, ecco, fino al secolo scorso, lo dicevamo anche ieri, a livello mondiale proprio, sembrava che il consumo pro capite di zucchero, di glucosio, fosse intorno ai 6-7 kg l'anno, all'inizio del secolo scorso. Oggi sapete a che livello siamo arrivati? Siamo arrivati a 200 kg pro capite. Da 7 a 200 kg, il nostro pancreas che cosa dice? Non ci capisce più niente, impazzisce, e noi impazziamo insieme al nostro pancreas. Questo è un esempio dell'epigenetica, secondo me, e che è tradotto in questa diapositiva, che naturalmente cerca di esasperare la situazione, ma è il concetto stesso dell'epigenetica. Io però vorrei provare oggi e non sono abituato a fare lezioni, che di solito sono abituato invece a maneggiare. Io ho una storia di chirurgo, per cui ho sempre avuto il terrore di trasportare in pratica quello che si imparava. Infatti c'è la sindrome del congresso, lo sapete, no? Quando il chirurgo va a un congresso bello, vede delle cose innovative, arriva in sala operatoria, vuol farlo anche lui e fa di quei casini che è una cosa fuori di testa. Detto questo, io vorrei dirvi parlarvi di una pagina del report, una, non di tutto il report, che non riesco neanche a parlarvene di una, e questa una è quella che ha a che vedere con gli acidi grassi. Perché? Perché gli acidi grassi sono una componente fondamentale, secondo me, del nostro benessere, del benessere dei nostri pazienti. Se non riusciamo a mettere a posto questo aspetto, non riusciamo a dare una mano ai nostri pazienti. C'è poco da fare discorsi. Io ve le dico, cerco di dirvi le cose un pochettino, perché voi, spero, le recepiate e le portiate a casa, perché questo vi servirà per usare al meglio questo apparecchietto che quella bestia di Giorgio ci ha propinato. Allora, noi siamo fatti di che cosa, secondo voi? Di biro? Siamo fatti di biro? No. Siamo fatti di birra? Siamo fatti di cellule. Siamo fatti di cellule. La cellula più misera, poveretta, più insignificante del nostro corpo, ha l'intelligenza per fare tutto quello che facciamo noi, che ci crediamo di essere chissà che cosa. Ci sono solo messi insieme per organizzare un qualcosa di più. Ecco il famoso amore di cui si parla, probabilmente è questo. Cellule che si sono messe insieme perché hanno capito che l'unione fa la forza. Ma noi siamo fatti di cellule, e le cellule sono fatte di compartimenti. Tu, Giorgio, stamattina parlavi dell'acqua. Pensa, io intanto riflettevo e dicevo, guarda però la natura com'è strana. L'acqua forse è la fonte di tutte, è la fonte della vita. Ma tu pensa che perché la vita si creasse c'è stato bisogno di un qualcosa che odia l'acqua. Sai cos'è questo qualcosa? Gli acidi grassi. Pensate come ha fatto a formarsi una cellula. Se fosse tutta acqua, noi saremmo acqua.
tra l'altro siamo al 90% fatti di molecole di acqua. Ma perché non siamo come una pozzanghera? Perché? Perché? Certo, e chi organizza l'acqua anche? Perché ci sono create, si è creata la cellula, e perché si creasse la cellula ci voleva comunque dei compartimenti che isolavano la cellula dal resto, altrimenti questo non si sarebbe mai verificato. Ma non solo la membrana cellulare isola la cellula da tutto il resto del mondo, ma ci sono anche delle membrane cellulari interne. Il mitocondrio, di cui parliamo tanto, ha una sua membrana, anzi ne ha due. Ok? Il nucleo ha una sua membrana. E per comunicare, quando voi entrate in una... Dobbiamo aprire la porta, se non aprite la porta non comunicate con un bel niente. Quindi quando si dice che la cellula deve, il nucleo fa, il mitocondrio briga, bisogna sapere che tutte questi compartimenti devono comunicare fra di loro. Perché la vita richiede comunicazione, richiede movimento. E chi è che rende possibile tutto questo? La composizione della membrana cellulare. Mi seguite o no? È bello parlare adesso perché c'è la digestione che è al massimo del e quindi non vi ricordo, non notate le stupidaggini che io dirò. Quindi vi voglio parlare dell'importanza della membrana cellulare. E la membrana cellulare è fatta come... Adesso io so che andiamo giù molto a terra terra e quindi vi dovrò tediare con dei nomi un po' strani, però questo ci permetterà poi di andare a capire perché una pagina del report può essere importante per aiutare i nostri pazienti. Allora, torniamo a parlare degli acidi grassi, che sono delle molecole polivalenti, hanno più di una funzione. Io cerco di farla breve, se no ci si perde e non si riesce più a dire niente. Queste sono, diciamo così, le quattro funzioni principali che hanno gli acidi grassi. Fonte di energia, lo sapete tutti quanti, un acido grasso produce circa 9 kcal, un grammo di acido grasso produce circa 9 kcal di energia, più del doppio di quella che produce il glucosio, ed è per questo che per esempio i muscoli scheletrici o il cuore preferiscono usare i grassi, perché hanno più energia, il cervello no, perché non è capace. È capace di usare semmai al massimo i corpi chetonici nel digiuno prolungato, ma solo per un periodo breve. Per cui gli acidi grassi sono da considerarsi, hanno un aspetto importantissimo per il corpo di una persona, perché sono la fonte principale di energia. Quindi già qui vi fa capire come quella pagina sia importante. Si potrebbero dire altre cose, vado velocissimo, cerco, anche perché mi confondo, poi non mi capisco neanche io. Allora, vi dico dell'ultima cosa, i comunicatori specifici. Cioè, gli acidi grassi funzionano come degli ormoni. Se io vi dicessi, specialmente alle agenti di sesso che c'è qua, che se voi mangiate dei grassi, come gli omega 3, dimagrite, mi credereste? E lo sapete perché? Qualcuno lo sa perché? Perché l'omega 3 ha nell'adipocita un recettore nel citosol, PPARS alfa si chiama, il quale quando arriva l'omega 3 manda al nucleo l'informazione di dire traduci il sistema lipolitico che manda il grasso in lipolisi. Quindi mangiare omega 3 vuol dire stimolare la catena della lipolisi, quindi vuol dire consumare, mangiare grasso ti fa consumare grasso. Ok? Se voi però mangiate non l'omega 3, ma dei grassi saturi o trans, che poi vedremo che cosa sono, c'è un altro recettore nel citosol che si chiama PPARS gamma, non più alfa ma gamma. Questo manda invece un altro messaggio che dice stocchiamo il grasso, ingrassiamo. Quindi vedete la differenza fra un acido grasso saturo o trans e un acido grasso poliinsaturo? Hanno un'azione, possono avere un'azione metabolica completamente opposta. Sono belle cose queste, solo se non le sappiamo non ce ne frega niente della pagina 10 del report, la saltiamo e andiamo avanti. D'accordo? Ruolo strutturale. No, di là devo andare.
Allora, veniamo un momentino nel dettaglio. Sapete cosa vuol dire l'acido grasso saturo? Cosa vuol dire? Brava. L'acido grasso saturo non ha doppi legami, quindi ogni atomo di carbonio è legato con degli atomi di idrogeno. Non ci sono elettroni posti in comune. E l'aspetto di un acido grasso saturo è dritto. Lo vedete? Uno dirà che me ne frega a me se l'acido grasso è dritto. E invece è molto importante e cerco di dirvelo adesso. Monoinsaturo, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un doppio legame. Qual è il monoinsaturo più famoso da noi in Italia? Bravo. È l'acido oleico che c'è nell'olio d'oliva. Ma guardate che non è che sia un acido grasso molto importante per noi, perché l'acido oleico lo produciamo noi. Il nostro fegato è perfettamente in grado di produrre l'acido oleico. Semmai, se non è di buona qualità, l'olio d'oliva può essere fonte di acidi grassi saturi e trans, quindi occhio. È più buono per la nostra salute perché contiene polifenoli, terpeni, ma deve essere veramente di buona qualità, se no può essere più dannoso che utile. Questo per inciso. E poi ci sono i poliinsaturi, di cui abbiamo già parlato, detto qualcosa prima. Sapete cosa vuol dire omega 3? Perché si chiama omega 3? Il carbonio omega qual è? Nella catena idrogeno carbonato, il carbonio omega qual è? Alfa e omega. L'omega è l'ultimo. Allora, quando diciamo omega 3, vuol dire che tu parti dall'ultimo, conti, vai su il primo doppio legame che trovi, quello è il tipo, caratterizza il tipo di acido. L'omega 3 ha il primo doppio legame al carbonio 3 partendo dalla coda. Ok? L'omega 6 ha il primo doppio legame partendo dalla coda al carbonio 6. Ok? E per adesso ci siamo, qui vi ho detto, credo di avervi detto abbastanza. Andiamo avanti ancora un po'. Vi voglio dire qualcosa di... sono cose che ci possono aiutare, è per questo che ve le dico, secondo me, nell'affrontare il discorso degli acidi grassi. Ci sono due configurazioni importanti di acidi grassi, quelli cis e quelli trans. Avete sentito parlare ancora voi di acidi grassi trans, no? L'acido grasso trans è un acido grasso che si comporta come un saturo, un saturato, ed in effetti ha la sua conformazione lineare. Lo vedete? I due atomi di idrogeno sono uno da una parte e uno dall'altra, per cui l'acido grasso diventa di questo genere qua. Cioè molto, ha una configurazione tridimensionale dritta. Di contro, l'acido grasso cis, vedete, ha i due atomi di idrogeno dalla stessa parte, per cui viene ad assumere un aspetto spezzato, non più lineare. Sembreranno particolari inutili, che non so, ma guardate che sono invece fondamentali per capire la dinamica del funzionamento degli acidi grassi nel nostro corpo. Prendetele per buone le cose che vi dico, perché non si può andare in profondità. Vi dico solo che nel corpo umano gli acidi grassi nascono tutti saturati. Cioè noi, attraverso la placca girevole dell'acetilcoenzima A, produciamo acidi grassi tutti saturati. Ci sono poi degli enzimi che si chiamano desaturasi ed elongasi che li rendono insaturi. Basta, mi fermo, sennò è una confusione unica. Allora, questa cosa ve la voglio dire perché questa è molto importante, e vi voglio dire anche di un'altra che non si vede qua ma che è importante sapere. La temperatura di fusione. Temperatura di fusione è quella alla quale un acido grasso passa dallo stato solido a quello liquido. Se voi prendete l'acido stearico, che è un acido grasso saturo, è quello che abbiamo di più presente nel nostro corpo, 18 atomi di carbonio, quello ha una temperatura di fusione di 69 gradi, cioè a 69 gradi diventa solido, ok? E sotto è liquido. Se quello
acido grasso che si chiama stearico, lo trasformiamo, gli mettiamo due doppi legami e lo facciamo diventare l'acido alfa-linolenico, che è il precursore degli omega 3, quello a una temperatura di fusione di meno 11. C'è una differenza enorme di temperatura di fusione, cioè quello è a meno 11 è liquido, quello là è liquido solo a 68 gradi. Ok? Voi mi direte, ah, ma noi cosa ce ne frega di questa differenza di temperatura, che non siamo omeotermi? Noi non andiamo da 69 gradi a meno 11 nel nostro corpo, siamo omeotermi. Allora qui subentra un'altra categoria di pensiero, che è quella della fluidità della membrana, che è un concetto che sembra banale, ma è un concetto vitale per la nostra vita. Senza membrane fluide non c'è salute. Qui cosa vi devo dire? Anche questa diapositiva per me è molto importante, per chi vuol capire la pagina 10 del report. Abbiamo detto che noi dobbiamo prendere gli acidi grassi del nostro corpo e trasformarli in quelli che ci servono. Ci sono due famiglie fondamentali, di cui abbiamo visto prima la diapositiva, gli omega 6 e gli omega 3. Ci sono degli enzimi limitanti cosiddetti, cioè quelli che, se ci sono, garantiscono questa trasformazione. Se non ci sono, questa trasformazione non avviene. E questo poi lo si vedrà nel report. L'enzima più importante di tutti questi, in assoluto, è la delta 6 desaturasi. Questo enzima qua è veramente l'enzima limitante. Perché è limitante? Perché è così importante? Perché ci sono un sacco di fattori clinici che ne compromettono la funzionalità. Se uno è nato da poco, o se uno ha più di 70 anni, questo enzima qua funziona molto male. Perché ci dovrà pure essere un motivo per cui crepiamo, se no ascoltiamo tutti i bei discorsi di idee e alla fine non moriamo più. E come facciamo allora? Invece la natura ci dice anche queste cose qua. Con il tempo anche il nostro corredo enzimatico non lavora più bene, e questo, ma non solo per l'età, l'obesità, il tabagismo, il diabete, lo stress, il consumo di acidi grassi saturi, tutte queste condizioni fanno l'ipertiroidismo, bloccano o ritardano moltissimo il funzionamento della delta 6 desaturasi. Ok? Allora, abbiamo detto che gli acidi grassi saturi sono lineari o storti? Lineari. Quando gli acidi grassi lineari si mettono insieme, specialmente in un mezzo acquoso, in un ambiente acquoso, siccome gli acidi grassi non tollerano l'acqua, perché sono una catena idrogeno carbonata satura, solo la testa carbossilica riesce a comunicare con l'acqua. Allora si mettono tutte le teste da una parte e le code dall'altra e fanno un doppio strato. La natura è veramente incredibile. Questi acidi grassi lineari che si mettono insieme uno vicino all'altro, come fossero dei... Avete visto ancora i fiammiferi di una volta, no? Si mettono insieme uno vicino all'altro, e perché stanno insieme? Perché gliel'ha ordinato il medico? No. Stanno insieme perché vengono attratti da delle forze che sono forze microgravitazionali. Forze di Van der Waal. È una cosa incredibile, però succede veramente così. Se la Luna sta a una certa distanza dalla Terra, viene attratta dalla Terra. Se si allontana, non c'è più questa attrazione. Questa è una legge, è una situazione veramente importante per andare poi a capire come funzionerà la membrana cellulare. Allora, il discorso è che noi avremo questa serie di acidi grassi messi insieme che, in base alla loro composizione, formeranno una membrana che potrà essere più o meno rigida. Avere una membrana cellulare più o meno rigida vuol dire avere più o meno la possibilità di sviluppare la salute. Chiaro? Lo
lo abbiamo appena detto. Adesso non sto lì a dirvi i fosfolipidi quali sono, ma li conoscete tutti, ma comunque così si forma una membrana cellulare. Vedete, queste parti qui, questa se la mettiamo verso l'interno, verso il citosol, questo è verso l'esterno. Le code che non tollerano l'acqua, idrofobiche, si mettono tutti insieme così. Tra questi due code idrogeno carbonate si sviluppano quelle famose forze di cui abbiamo detto adesso, le forze di Van der Waal. Allora, ecco perché sono importanti gli acidi grassi insaturi. Perché una membrana cellulare in cui ci sono tanti acidi grassi saturi o trans ha una configurazione di questo genere. È una membrana rigida che non si muove, compatta, non passa niente qui in mezzo. Cos'è che può passare attraverso la membrana cellulare secondo voi? Attraverso questa membrana cellulare qui fatta di acidi grassi, cos'è che passa? Due cose, una è l'ossigeno e l'altra un po' di acqua. Niente altro riesce a passare, niente altro. Questa è la membrana cellulare di una cellula che invece contiene tanti acidi grassi insaturi o mono o poliinsaturi. Cosa vuol dire? Vuol dire che quella coda idrogeno carbonato non è più dritta, è storta, per cui gran parte della coda idrogeno carbonata si allontana e perde quelle famose forze gravitazionali che la fanno stare compatta vicino uno all'altra. Mi riesco a farmi spiegare? Andiamo avanti ancora un po'. Allora, adesso vi dico, questi concetti qua li sappiamo tutti, però dare loro una logica è molto importante. Abbiamo detto che dalla membrana cellulare non passa niente se non un po' di ossigeno e di acqua, vuol dire che ci devono essere delle porte attraverso le quali noi possiamo permettere alle cellule di comunicare fra di loro, di introdurre i nutrienti di cui parlava anche Marcus prima e il butterfolio e le tossine che produciamo. Quindi sono i vari recettori di membrana. Ma il recettore di membrana, ragazzi, non è una cosa fissa, non è un tubo. È un qualcosa che si deve muovere, come la porta che non si apre da solo, dovete aprirla. E per aprire una porta c'è bisogno di movimento. Se vedete, per esempio, questo è un tipo di recettore di membrana che ha bisogno di creare, c'è una connessione di base, ma abbiamo di aprire dei pori perché possano passare le sostanze, e per aprirsi questi pori c'è bisogno che la membrana cellulare non sia rigida. Se la membrana cellulare è rigida, questi pori non si aprono. Questi non sono concetti che dicono ma sì, tanto cosa vuoi che sia, non è veramente così, cioè sono concetti, secondo me, biochimici di base che se noi li conosciamo ci danno la possibilità di intervenire in maniera efficace sulla salute dei nostri pazienti. Un altro esempio, credo, questo qua, il glucosio, lo vedete? Lo vedete il recettore? Cioè, implica, manda l'idea subito del movimento. Se qui in parte, ragazzi, ci fossero degli acidi grassi saturi e basta, questa proteina non si può muovere, non riesce a muoversi, non ce la fa a muoversi. Allora cosa succede? Mangiamo un pasto, si alzano i livelli di glucosio nel sangue, l'insulina, il pancreas legge questa situazione, manda l'insulina va dal recettore, il famoso GLUT4, gli dice fai entrare il glucosio. Ma quel recettore lì non si muove, non riesce a muoversi, perché? Perché voi avete mangiato un sacco di acidi grassi saturi e trans, quindi fa fatica a muoversi. E quindi non c'è più quel 1 o 2, si alza il glucosio, io ti mando l'insulina e lo fai andare giù. Quindi il pancreas continua a mandare informazioni, insulina, perché faccia entrare il glucosio nella cellula, ma il glucosio non entra. E allora cosa fa il pancreas? Manda più insulina. Manda più insulina e cosa succede? Resistenza all'insulina. E allora cosa fanno i diabetologi? Insulina di più, normale, no?
Voi lo sapete che uno che ha il diabete di tipo 1 può ammalarsi di diabete di tipo 2? Qui c'è la risposta, no? Tu puoi dare tutta l'insulina che vuoi, ma se tu il recettore non è in grado di far entrare il glucosio, dovrai darne quintali e poi ne funzionerà ancora. Andate al Giorgio. Questo è famosa, la famosa pompa sodio-potassio di cui parlavamo prima. Senza pompa sodio-potassio non c'è polarità della cellula. Se la pompa sodio-potassio non funziona perché la cellula è rigida, ragazzi, che energia! È inutile dare gli integratori perché uno non ha energia. Sono tutte balle da dopo cena. Ci hanno detto qui nei nostri incontri che quando uno è infiammato, il bersaglio dell'infiammazione, il primo bersaglio è il macrofago. Che il macrofago fa un sacco di casini. Quando tu gli dai la vitamina C, che è una cosa meravigliosa, ve lo garantisco, dovresti andare a spegnere il macrofago, perché vai a riattivare, cioè a spegnere il macrofago, a fargli smettere questo processo infiammatorio attraverso l'attivazione di un recettore di membrana che è il GABA. E perché funziona questa cosa qua? Intanto funziona se il GABA può muoversi, perché se non si può muovere tu puoi dare tutta la vitamina C che vuoi, che non otterrai mai un bel niente. Avete capito adesso il perché, no? Ma soprattutto perché poi il GABA, che cos'è il GABA? Lo siete mai chiesto? Perché è così importante? Che poi non c'è solo nel macrofago, c'è soprattutto qua, no? Perché è importante il GABA? E perché è importante? Perché il GABA è un canale a cloro. Il GABA facilita l'entrata nel neurone o nel macrofago di cui volete voi del cloro. Il cloro è un elemento con carica negativa, quindi va ad aiutare la nostra cellula a fare che cosa? Ad avere un potenziale di membrana giusto. E poi lì i discorsi andrebbero approfonditi, però vedete com'è bello secondo me. Io ve lo ripeto, lungi da me l'idea di volermi insegnare qualcosa, assolutamente no, però se chiedersi il perché succedono certe cose è veramente molto importante. Che poi dietro queste cose qua ci siano importanti fenomeni fisici, biofisici, di fisica quantistica è ancora più bello, è forse quello che ci permette di usare un apparecchio come quello che noi stiamo utilizzando, ma dobbiamo anche conoscere però questi elementi di biochimica di base. Allora, siamo alle solite, queste qui per dirvi quanto quando noi parliamo di recettori di membrana, se lo facciamo senza capire che sono inseriti in una membrana, vuol dire che non abbiamo capito niente. D'accordo? Ecco, adesso mi avvio verso la conclusione della chiacchierata. Allora, gli acidi grassi sono fondamentali nel nostro corpo, non soltanto perché fanno le cose che abbiamo detto prima e costituiscono membrane e bla 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 bla, ma perché sono i precursori di una serie pleiotrofica di sostanze che si chiamano gli eicosanoidi. Sapete cosa sono gli eicosanoidi? Sono i prodotti dell'ossidazione degli acidi grassi di membrana che porteranno a sviluppare il processo infiammatorio. L'infiammazione, qui parliamo sempre, c'è l'infiammazione, ma non sappiamo da dove viene, non sappiamo che cos'è, è questa qui l'infiammazione. Ok? Ci siamo? Secondo me dormite, altro che... Questa è una cosa che a me ha aperto un sacco di porte, perché uno sapeva da che parte viene, perché uno diceva, sì, devo controllare l'infiammazione, cosa faccio? È qui il segreto per controllare l'infiammazione. Allora, gli acidi grassi sono i precursori di che cosa? Ecco cosa sono gli eicosanoidi. Prostaglandine, trombossani,
prostacicline, leucotrieni e otocoidi che fanno parte dei leucotrieni. Questi sono tutti acidi grassi ossidati nel citosol che portano allo sviluppo del processo infiammatorio. Tutti. Tutti gli acidi grassi, tutti gli acidi grassi. Ogni qualvolta c'è uno stimolo infiammatorio, che vuol dire un pizzicotto, un virus, un batterio, un'allergia, uno stress, mettete dentro quello che volete voi, si mette in moto lo stesso rituale biochimico. Dovrei ripetere questa frase almeno 50 volte. Ma voi siete troppo intelligenti, avete capito? Succede così, d'accordo? Allora c'è una carriola che si chiama fosfolipasi A2. Fosfolipasi A2 che va nella membrana, carica quello che trova e lo porta nel citosol. Lì ci sono altri enzimi che si chiamano ciclossigenasi e lipossigenasi, che fanno partire quella famosa catena di ossidazione che porta alla produzione di quegli elementi, prostaglandine, prostacicline, trombossani, leucotriene, di cui parlavamo prima. Chiaro il concetto? Allora, ogni volta che parte uno stimolo infiammatorio succede questo rituale biochimico. E abbiamo parlato di fosfolipasi A2, e di ciclossigenasi. Sapete come funziona un antinfiammatorio? Chi è che lo sa? Ecco, bravo. Blocca le ciclossigenasi. Gli antinfiammatori di qualsiasi genere bloccano in maniera specifica sia le COX-1 che le COX-2. Adesso vi dirò la differenza fra le due. Blocca le ciclossigenasi. Vedete perché fanno un sacco di soldi? Potevamo inventarlo noi o no? E invece non abbiamo fatto. Dottoressa, potevi dircelo? Sapete come funziona il cortisone? No. Non ve lo siete mai chiesto, per cui chi se ne frega? E dove? Dove? No. Va bene, no. Il cortisone, attraverso la produzione di un altro intermediario, che è la lipocrotina, blocca la fosfolipasi A2. Avete capito perché funziona? Non perché l'hanno inventato loro, funziona perché sono stati più furbi di noi. Perché hanno capito come funziona la vita. E ci hanno fatto tanti di quei soldi che non ve ne dico. Anzi, più ne danno, poi per altri motivi, adesso lo vediamo, e più ne daranno. Perché specialmente gli anti-COX creano un sacco di problemi. Allora, alcuni tipi di eicosanoidi vengono prodotti soprattutto a partire da tre importantissimi acidi grassi, che sono l'EPA, eicosa pentaenoico, che è un omega 3, dal diomo gamma linolenico, che è un omega 6, che non viene riportato nel report dell'S-Drive, purtroppo, perché viene riportato il GLA, ma non fa niente, va bene lo stesso, perché il GLA è uno comunque degli acidi grassi omega 6 che vengono prodotti a partire dal precursore, che è linoleico, ma nella stessa catena. Mi seguite? Il GLA come il DGL. 10 minuti, 5? 10? Buono. L'altro acido importantissimo nei processi infiammatori è l'acido arachidonico, che è un omega. Se non è carne, è pesce. È un omega 6. È un omega 6 importantissimo nella catena, sai, si parte dal linoico, gamma linolenico, diomo gamma linolenico e arachidonico. Di là invece c'è
l'alfa linolenico, che è il precursore degli omega 3, che viene trasformato in eicosa pentanoico e il docosa esanoico. Ok? Il docosa esanoico, che è un omega 3, è l'acido grasso di lusso per il buon funzionamento di alcune cellule del nostro corpo, importantissime, i neuroni. Se noi abbiamo poco docosa esanoico nei neuroni, tu puoi dargli tutte le cose che vuoi, che quello sarà sempre depresso e diremo, guarda quello lì, è un po' lento nelle sue reazioni. Ma guardate che io queste cose non ve le dico perché me le invento, sono tutti studi che hanno visto come se tu dai questo elemento a dei ragazzi che vanno a scuola, quelli che li assumono hanno tutti dei voti molto più alti per quel periodo lì, e quelli che non li assumono li hanno più bassi, ci sarà un motivo, no? Ma nella retina, la retina è ricchissima di docosa esanoico, ma nella membrana interna del mitocondrio, Giorgio, se noi vogliamo dare quello che vogliamo al mitocondrio perché funzioni bene, ma se la membrana interna del mitocondrio non contiene abbastanza docosa esanoico, non succederà mai un bel niente. Non riusciranno a entrare nel mitocondrio per essere bruciati acidi grassi, glucosio e aminoacidi in una maniera sufficiente. Mi seguite, ragazzi? Tu taci allora. Taci, Giorgio. Allora, niente, questo per farvi vedere cosa succede alla base dei processi infiammatori. È inutile che continui a ripeterlo. C'è un acido, diciamo due, anche se sarebbero tre. Tutto quanto deriva dall'acido arachidonico provoca un certo tipo di produzione di acidi grassi ossidati, che sono quelli che vedete sulla vostra sinistra. Tutto ciò che deriva invece dall'eicosa pentaenoico, che è, allora, questo è l'omega 6 arachidonico, questo è l'omega 3 eicosa pentaenoico. Qui produciamo, vi interessa solo questo, le prostaglandine della guerra, dell'infiammazione, di qui produciamo le prostaglandine della pace, quelle che dicono basta infiammazione, smettiamola. E la bellezza della vita è questa, che ogni volta che si innesca un processo infiammatorio, si innesca subito anche quella catena che dirà basta, altrimenti uno direbbe, ma allora poi non finisce più. È una regolazione meravigliosa, ma l'importante è che noi riusciamo a capire come ha origine. Voi quindi sappiate, il primo messaggio è questo: acido arachidonico vuol dire infiammazione, tanta, e cosa pentaenoico vuol dire spegnere l'infiammazione. Ok? Dicevamo prima che ci sono due tipi di ciclossigenasi, COX-1 e COX-2. La COX-1 è quella che viene detta costituzionalmente espressa, cioè alcuni tipi di mucosa, come quella gastrica, come quella intestinale, come quella dei reni, la parete delle piastrine, hanno bisogno di avere sempre questo enzima che funziona, perché è quello che poi produce anche il muco gastroresistente, quello che favorisce la formazione della famosa giunzione stretta. Lo sapete tutti cos'è la giunzione stretta, no? È quella che impedisce la formazione della leaky gut di cui prima ha parlato Marcus. Se non avete abbastanza produzione di questa giunzione stretta, la leaky gut salterà fuori di sicuro. Ed ecco perché quando voi date un anti-COX-1 andate a rovinare sia la mucosa gastrica, che non viene più prodotta e ti viene il mal di stomaco, sia create problemi intestinali perché bloccate la maturazione della giunzione stretta. Ok? Quindi noi che facciamo medicina, diciamo così, funzionale, non siamo contro la medicina allopatica. Non diciamo voi medici allopatici andate a... Si collabora, si fa insieme. Certo, se uno muore dal dolore, io gli do l'antinfiammatorio. Non è che non gli do l'antinfiammatorio, perché sarebbe da sadici. Ma l'antinfiammatorio è un farmaco per l'acuto. Subito dopo devo cercare di intervenire per creare le condizioni perché non si verifichino più i motivi che hanno portato a questa situazione qua. Allora, eccole qua. COX-1 costituzionalmente espressa, COX-2 indotta dalla infiammazione, dai processi infiammatori. Ok?
Ci sono stati anche i farmaci squisitamente anti-COX-2, vi ricordate, no? Che però hanno creato anche un sacco di problemi, specialmente a livello cardiaco. Perché quando si dà un anti-COX, si dà un anti-COX che va bene sia per la ciclossigenasi, che stimola sia la ciclossigenasi 1 che la ciclossigenasi 2. Quindi quando noi diamo un antinfiammatorio, noi andiamo ad agire in maniera indiscriminata sia sulla 1 che sulla 2. D'accordo? L'intensità della reazione infiammatoria è controllata dalle prostaglandine e dalle ecotrieni. Allora, più abbiamo COX-2, acido arachidonico che produce prostaglandine della guerra, e più l'infiammazione sarà grave e perdurerà nel tempo. Più abbiamo prostaglandine della pace, e quindi le ecotrieni, e quindi otocoids, più avremo il termine dell'infiammazione. D'accordo? Quindi l'equilibrio nel nostro corpo di acido arachidonico omega 6 e acido e eicosapentaenoico omega 3 è semplicemente fondamentale. Lo sarebbe anche DGLA, che avevamo prima, perché funziona come, è un omega 3 che funziona, un omega 6 che funziona come gli omega 3. Non viene citato nel report, viene citato un altro acido, ma che è importante per capire un'altra cosa, che fa riferimento al famoso enzima limitante che era delta 6 di saturasi di prima. Capisco che è un po' confuso, sono confuso anch'io, quindi immaginatevi voi. Gli eicosanoidi possono virtualmente mediare ogni fase dell'infiammazione, lo stiamo ripetendo, cerco di farvelo entrare nella testa in tutti i modi. Se l'infiammazione dipende dalla composizione della nostra membrana cellulare, ragazzi, se l'infiammazione dipende dalla composizione in acidi grassi della nostra membrana cellulare, e se la composizione in acidi grassi della nostra membrana cellulare dipende da quello che mangiamo, lì avete capito com'è il nesso. Ecco i famosi leucotrieni, otocoidi che risolvono l'infiammazione. Liposine, resolvine, neurotroprotettine sono gli acidi grassi ossidati che dicono basta infiammazione, smettiamola. E tutte queste cose qua che abbiamo visto, dov'è? Queste robe qua derivano da un acido grasso di lusso che è l'eicosapentaenoico. Ok? Adesso vi dico solo una parola velocissima su una cosa, sull'indice omega 3, che non entra nel report, ma se uno si può fare un'idea. Allora, l'indice omega 3 è stato valutato per capire la percentuale di acidi grassi omega 3 che noi abbiamo nelle nostre cellule in rapporto a tutti gli altri acidi grassi. Mi seguite? Questo indice qua è stato considerato il più affidabile, più del colesterolo naturalmente, di cui vi dico una parola dopo, più della proteina C reattiva, più dei trigliceridi, poi non hanno nessun influsso nella previsione della morte improvvisa da accidente vascolare. Ok? Quindi avere abbastanza omega 3 vuol dire prevenire la comparsa di accidenti vascolari. Ok? Il colesterolo, lo diceva prima Marcus, il colesterolo non è per niente una molecola negativa. Perché? Non siete chiesto il perché? Il colesterolo è dentro, inserito nella membrana cellulare che vedevamo prima, come fosse invece di esserci un recettore, c'è una molecola di colesterolo. Sapete perché non è negativa? Chi è che me lo può dire? Se avete seguito il concetto che vi ho detto, dovreste averlo capito. Allora, il colesterolo non è un acido grasso dritto, come gli altri acidi grassi. È fatto da catene, è fatto da anelli idrogeno carbonati. Quindi è una molecola grossa, rigida e grossa. Se voi mettete fra un acido grasso, anche saturo, e un altro, una molecola di colesterolo, cosa fa? Allontana le due molecole di acido grasso. Cosa succede quando due molecole di acido grasso vengono allontanate? Perdono le forze di Van der Waal. Quindi la membrana cellulare diventa meno rigida, più fluida. Quindi è un bene.
il funzionamento del colesterolo nelle nostre cellule segue una funzione, una curva di gaussiana. Naturalmente quando è nei parametri migliori siamo al massimo della protezione, ma se diventa troppo, naturalmente allora rigidifica a sua volta la membrana quando supera certi limiti, ma anche se è troppo poco siamo allo stesso caso. Per cui dare statine così a casaccio senza sapere il perché per abbassare il colesterolo e basta non è per niente una cosa intelligente, tant'è vero che quelli che finisco col colesterolo, per dirvi che anche lì bisogna ragionare sulle cose che si fanno, perché poi tra l'altro quelli che prendono le statine a dosaggi molto alti sono tutti depressi, l'avete notato? Perché sono depressi? Perché la membrana cellulare è rigida e siamo di nuovo da capo. Adesso io Giorgio avrei finito, però tu mi devi mettere su lì sulla cosa, ci ho messo su del Nutri-Screen una cartelletta, ecco Nutri. Io adesso però perché voi capiate e impariate a leggere, secondo me a interpretare bene la pagina 10 del report, vi devo far vedere, se Giorgio me lo permette, alcune lipidomiche. Sì, apri senza, ecco, alcune, aprimi una seconda lì. Vieni giù, ecco, no, c'entra bene quella parte lì, c'entrala bene lì. Ecco, fermo lì. No, alto. Torna lì. Allora ragazzi, questa è la lipidomica, fatta come si deve. Prelievo dal sangue, globulo rosso, lo analizzi e vedi come è composta la membrana cellulare. Perché se voi non avete visto mai una di queste cose qua, voi non riuscite mai a interpretare il report. Perché non è vero che il report vi dice che c'è una carenza. Sono tutte stupidaggini. Se no sarebbe un esame di laboratorio. Il report vi dice occhio. Avete capito? Ecco, spero. Allora, qui vi dice com'è composta la membrana cellulare. Io ho preso 5 casi a caso, ne ho fatte qualche centinaia, per farvi capire com'è composta la membrana cellulare nostra. Prima ci sono gli acidi grassi saturi, poi i monoinsaturi e poi i poliinsaturi. Io vorrei farvi notare alcune cose. Il palmitico, vedete il secondo? Ormai ti spara tutti di acido palmitico che non c'è in certe cose. Ma mi state seguendo? Adesso tutti terrorizzati dal palmitico, perché è un acido grasso saturo. Ma perché bisogna temere il palmitico, che c'è dappertutto? Perché è quello che costa di meno, perché distruggere le palme fa comodo a tante persone. Perché il palmitico da solo lui è capace, tra le altre cose, oltre a essere a rigidificare le membrane, di andare a stimolare quello che è il maestro della guerra, che è l'NFKB, che è un fattore di trascrizione cellulare, che dice spariamo infiammazioni a più non posso, perché lui da solo è pro-infiammatorio, pro-cancro, pro-depressione, pro-infarto. Quindi solo che lì non lo vediamo perché non c'è inserito. Era bello se fosse stato inserito nel report. Ma venite giù e venite a vedere un po'. Questo è il precursore degli omega 6, il linoleico. Lo vedete? Questo qua, ragazzi, questa era carente. Vi faccio notare questo, l'elaidico. Avete sentito parlare ancora dell'acido elaidico? Siete delle bestie. L'acido elaidico è un acido grasso trans. Cosa vuol dire trans? Che differenza c'è fra trans e cis? Vi ricordate? È lineare, quindi essendo lineare è come un acido grasso saturo, quindi rigidifica. E se mangiate gli acidi grassi trans è un casino poi a tirarli fuori dalla membrana, si fa una fatica enorme. Ma l'acido grasso trans, allora voi prendete una mamma di famiglia che dice l'olio di olivo è buono, per cui uso quello per fare che cosa? Per friggere le patatine fritte, le patatine. E fa un disastro incredibile, perché voi l'acido oleico, se lo riscaldate a 180 gradi, in grossa percentuale diventa elaidico, che è un acido grasso trans che non verrà fuori più, e che quello lì da solo di nuovo è pro-infiammatorio, pro-cancro, è veramente un disastro. Solo che tu queste cose vai a spiegare alle persone, anche perché non è che l'acido elaidico ti funziona, mangi le patatine oggi e domani vai al pronto soccorso ammalato. Ti succedono le cose piano piano, ma se tu continui puoi dare tutti gli integratori che vuoi che non succederà mai niente di buono. Guardate però la cosa principale, così gli altri poi non ve li faccio più notare.
Guardate, qui si parlava anche di indice omega 3 naturalmente, è quello di cui vi parlavo prima che è importantissimo. Vedete? Quasi nessuno ha l'indice omega 3 buono, questo qui è già abbastanza buono. Vedete l'eicosa pentenoico? Le famose EPA, questo com'è scarso. Qui per fortuna l'arachidonico è buono, ma è uno dei casi più unici che rari. Per quali sempre l'acido arachidonico nella nostra alimentazione è troppo alto. Cioè quello che infiamma è alto. Quindi il piromane è molto alto, l'arachidonico. Il pompiere quasi sempre è scarso, non vale quasi niente. Questa signora qua aveva un rapporto acido arachidonico EPA di 31.4. Normalmente i giapponesi hanno 1, 2, 3, 4, gli eschimesi idem. All'inizio del secolo scorso avevamo anche noi da 1 a 4 di rapporto. Guardate questa qua. Questa qua non può star bene. E difatti è venuta da me. Guardate questo rapporto qua, rapporto linolenico di Homo Gamma. Noi non ce l'abbiamo questo nel report, però noi abbiamo il linolenico che è il precursore di che cosa? Dell'omega 6? E abbiamo non il DGLA, abbiamo il GLA, ma questo viene trasformato in questo da chi? Dalla delta 6 desaturasi, che qui vedete che non funziona molto bene. Ma questo lo trovate, anche questo è un dato che trovate moltissimo nelle nostre pazienti, perché tutti noi siamo soggetti a fattori di disturbo importantissimo. È un po' chiaro, ragazzi? Allora, questo rapporto qua, acido arachidonico EPA, è fondamentale per la nostra vita, per la nostra salute, per il nostro benessere. È fondamentale. Senza quello i processi infiammatori esplodono. Difatti noi viviamo in una società in cui i processi infiammatori di base sono esplosi. D'accordo? Quindi già qui voi cominciate a dire a questa persona, dobbiamo agire come? Prima di fare qualsiasi altro discorso, dobbiamo creare le condizioni perché lei vada incontro a una normalizzazione dei suoi processi infiammatori. Dobbiamo cercare di creare più che possibile l'equilibrio fra acido arachidonico e acido eicosapentaenoico. Ok? Me ne faccio vedere un altro? Ci fai vedere anche gli altri velocemente? Siamo proprio al limite. No, cambia persona. Via, esci, prendi un altro. Fai così, prendimi, mi pare forse l'ultimo che sia. Fammi vedere l'ultimo. Fai solo la seconda sempre. Questo è un infermiere. Continuava a star male. Non sapeva il perché, aveva fatto di tutto, ragazzi. Guardate, aveva fatto le cure più impensabili. Vi dirò. Che io gli ho fatto questo report ed era appena venuto da 4-5 bypass e viveva cortisone. Guardate, lo capite da soli, no? Ok? Non si può vivere così. È impossibile essere sani se siete in queste condizioni qua. Non tutti gli altri bei discorsi che possiamo fare dell'integrazione non valgono niente. Niente che vuoi integrare qua. Qui devi curare, non integrare. Poi verrà tutto il resto. Quindi, nel nostro report dell'AIDS Drive, alla pagina 10, voi dovete cercare di capire come sono i livelli di acido arachidonico. Come sono i livelli... No, non sono i livelli, l'attenzione che vi pone su quella questione lì, di acido arachidonico, di acido eicosapentaenoico, di acido linoico che è il precursore degli omega 6 e di GLA che c'è nel report, perché il precursore deve essere trasformato in GLA. Se lì c'è un problema, vuol dire che la delta 6 di saturasi non funziona, vuol dire che quel corpo è altamente intossicato, è altamente ammalato. Adesso basta, ho finito.